Alla ricerca di risposte sul significato profondo dell'esistenza, l'uomo sta in equilibrio su una corda tesa. Da un lato le opportunità offerte dai più recenti sviluppi della tecnologia, dall'altro il rischio di trasformare le scienze in una nuova religione cui sacrificare ogni valore pur di soddisfare i propri interessi. Questo è l'attuale scenario con cui si sono confrontati i partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, riuniti in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo dal 5 al 7 ottobre per una 3 giorni di dibattiti sul tema Accompagnare la vita, nuove responsabilità nell'era tecnologica. Ad illuminare i lavori dell'Accademia è stato il Pontefice con un lungo discorso, denso di riflessioni sul destino dell'essere umano. L'uomo, ha osservato Francesco, sembra trovarsi in un momento speciale della sua storia, segnato da un culto sconfinato dell'io, la cui diffusione ha favorito il dilagare della cultura dello scarto e dell'abbandono. Non si tratta naturalmente di negare o di ridurre la legittimità dell'aspirazione individuale alla qualità della vita e l'importanza delle risorse economiche e dei mezzi tecnici che possono favorirla. Tuttavia, non può essere passato sotto silenzio lo spregiudicato materialismo che caratterizza l'alleanza tra l'economia e la tecnica e che tratta la vita come risorsa da sfruttare o da scartare in funzione del potere o del profitto. Autentici progressi scientifici e tecnologici, secondo Francesco, dovrebbero invece ispirare politiche più umane, suscitando la passione per l'accompagnamento e la cura della vita sia a livello individuale che sociale. Con noi Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Generare non è semplicemente mettere insieme dei pezzi come un copia e incolla. Generare è un atto d'amore, generare vuol dire accompagnare un essere vivente per tutto il tempo della sua vita, perché anche egli costruisca affetti, costruisca relazioni sociali e quindi la vita diventi davvero una famiglia in tutte le sue articolazioni. Coniugando rigore scientifico e sapienza umanistica, i membri dell'Accademia hanno animato numerosi dibattiti sulle diverse stagioni della vita in rapporto ai più recenti traguardi tecnologici, riconoscendo che il grado di progresso di una civiltà si misura dalla capacità di custodire l'esistenza umana, soprattutto nella sua fragilità, più che dalla diffusione di strumenti tecnologici. Ai nostri microfoni Carter Sneed, docente di scienze politiche all'Università di Notre Dame, e Chiara Giaccardi, docente di sociologia dei processi culturali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. C'è un forte collegamento tra la nozione di fragilità e quella di dignità umana. È nei momenti di fragilità che il nostro impegno per la dignità umana viene messo più alla prova. Papa Francesco ci chiede proprio di vivere con integrità e di difendere il debole e vulnerabile, perché è davvero la più grande sfida da affrontare, credere e vivere all'altezza della verità del concetto di dignità umana. In fondo la tecnica è il segno della nostra somiglianza col Dio creatore, quindi abbiamo il dovere di utilizzare la tecnica, però abbiamo anche il dovere di comprendere che la tecnica ha le sue regole, le sue leggi, e una delle sue prime leggi è l'astrazione, cioè la tecnica separa, stacca dalla realtà, separa i processi per meglio controllarli, e questo modifica profondamente una serie di realtà antropologiche. Io penso al dono che diventa contratto, per esempio, in cui la funzione genitoriale viene scomposta nelle sue diverse fasi, che vengono anche appaltate a diversi soggetti, e questo è un meccanismo taylorista per garantire un prodotto più efficace. Ed è qualcosa che modifica completamente il nostro orizzonte antropologico. Su questo ci dobbiamo interrogare. Fino a che punto siamo disposti a cedere su questo?